insieme appassionatamente. Un happening di vecchie conoscenze riunite da Dario Fo, la mostra a lui dedicata a Palazzo Reale, che si è trasformato in uno show fuori programma per la gioia del pubblico presente. Sono contento di essere qui con questi quattro fenomeni. Enzo Iannacci. Ospite a sorpresa accanto al premio Nobel ai grandi della musica del cabaret milanese Enzo Iannacci, Enrico Intra e Franco Cerri, Adriano Celentano, che si è lasciato andare a momenti di amarcord rievocando gli esordi del gruppo nei locali milanesi. Ci vedevamo alla taverna messicana. Non c'è più. Non c'è più. Si chiamavano i Rocky Boys. E quindi Enzo suonava il piano, poi c'erano... a un certo punto ha suonato anche Gabriel Tutori. E devo dire che nell'orchestra c'era un po' di malumore perché non c'era lavoro. E allora c'era il sassofonista, che era il più terribile, che diceva: oh, va che chi, siete tre mica da lavorare, io non te manca. È un bel ricordo. Sì, ci ritornerei. Bellissimi, sì. No, ma soprattutto era bella la Milano di quei tempi. Nostalgia della Milano che fu, tanti gli aneddoti, ma alla richiesta a gran voce del pubblico di cantare una vecchia canzone, il molleggiato ha declinato l'invito ed ha lasciato la reunion prima di tutti, trascinato dalla moglie Claudia Mori, dopo aver concesso solo un paio di frettolose risposte ai giornalisti. Adriano, com'è Milano oggi? È cambiata dalla Moratti? No, è uguale. È uguale, Milano è uguale a quella da Moratti. La Rinascente è diventata più uguale? Sì, è uguale, bisogna cambiarla, bisogna chiedere adesso a lui qualche idea. A concedersi invece generosamente al pubblico Enzo Iannacci, nonostante fosse visibilmente provato dalla malattia e senza microfono, ha voluto comunque regalare ai suoi fan commossi un'improvvisata versione di un suo vecchio cavallo di battaglia. Cosa si prova a ritrovarsi qui tutti insieme? Provocato e commovente. E qui c'è stato un abbraccio che non ha mai smesso di esistere col pubblico e con questi amici, anche Adriano, Enzo, poi, che mi chiama papà da tutta la vita, no? E Dario, poi, è un personaggio incredibile. Cosa hanno provato i milanesi che hanno assistito a questo spettacolo, anche un po' improvvisato? Io stamattina ho visto il Corriere questa cosa, mi sono precipitata, che sono un po' lenta, e ce l'ho fatta arrivare. Ho 81 anni e sono qua e sono felice, perché tutti questi li ho visti giovani e mi hanno arricchito la vita, perché la cultura e la bellezza della musica e dell'arte fa grande la nostra città.